ci sono opere, per esempio per la Liguria, che sembrano essere necessarie per collegare Genova al nord Italia, per collegare il porto di Genova all'Europa, ma anche per incentivare il turismo. Il terzo valico. Alcuni di voi, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, si sono espressi in modo contrario, anche in Commissione Trasporti, in Parlamento. Qual è la sua posizione su un'opera come il terzo valico, già tutta finanziata? Il mio obiettivo, anche come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, non è quello di andare contro le opere, le grandi opere, è semplicemente preoccuparmi di come si stiano spendendo i soldi delle tasse degli italiani e in particolare dei cittadini liguri. Come per la Torino-Lione, per anni abbiamo detto: guardate che quest'opera costa troppo, sta provocando infiltrazioni della criminalità organizzata e non serve più perché è stata progettata in un periodo in cui le merci si trasportavano ad altre velocità e altri numeri. Adesso vi stiamo dicendo allo stesso modo che il terzo valico, secondo me, va messo da parte e va preferito il potenziamento della linea attuale Genova-Milano, perché il vero punto è che sulla Torino-Lione ci hanno detto per anni non la possiamo fermare perché il problema è la credibilità internazionale. Poi è arrivato Macron e ha sospeso dall'altra parte, dal lato francese, l'opera, e adesso l'opera è sospesa per quanto riguarda la parte francese e non è che abbia perso credibilità internazionale. Qui io credo che abbiamo fatto vari studi, abbiamo seguito quello che è successo anche con le inchieste, gli arresti, sappiamo che è una di quelle opere per cui oggi si stanno sperperando soldi e non è strategica, perché strategico significa potrebbe essere potenziare la linea attuale esistente verso Milano per permettere il trasporto delle merci nel porto di Genova. Questo non significa andare contro, significa spendere in maniera oculata i soldi degli italiani. Con i collegamenti attuali però spostarsi verso Milano per esempio ci vuole un'ora e mezza con una linea assurda, una linea che comunque impedisce collegamenti più veloci per il porto, per il mondo delle imprese e anche per il turismo. Assolutamente, io non dico di lasciare tutto com'è, io dico di utilizzare una parte di quei soldi che si vogliono utilizzare per il terzo valico, ad esempio, sia per potenziare la linea attuale, che come dice lei attualmente è depotenziata e comunque non è sfruttata al massimo, va potenziata dal punto di vista infrastrutturale, ma poi ci sono alcune zone di questa regione che hanno ancora il binario unico. Io sono stato in Sicilia per 3 mesi per la campagna elettorale, lì si diceva qui c'è il binario unico, poi sono andato in alcune aree della Lombardia c'è il binario unico, in alcune aree della Liguria c'è il binario unico. Allora è una questione di priorità. Le merci vanno trasferite dal porto, bene, potenziamo le linee esistenti, poi allo stesso tempo però utilizziamo una parte di questi miliardi anche per potenziare le reti che hanno ancora il binario unico. Per esempio la Lombardia ha costruito, giusto per parlare di notte, la Brebbene, che è una di quelle autostrade, la terza sulla stessa rotta, non la usa nessuno, centinaia di milioni di euro, e poi i ponti sul Po nella zona Casavasca continuano a cadere e nessuno li manutenziona. Io credo che dobbiamo ragionare per priorità. Se voi doveste andare al governo bloccherete noi, anche se già finanziato. Noi definanzieremo queste opere e le lasceremo sul territorio per potenziare le reti esistenti in modo tale da permettere il traffico di merci, il trasferimento delle merci e il trasferimento di passeggeri. Quindi non lasceremo sole o non abbandoneremo o lasceremo inascoltate le istanze di questo territorio. Cercheremo soltanto di spendere i soldi utilizzando l'esistente e potenziandolo. Stessa cosa sulla gronda autostradale, l'opera che avete contestato. Sì, io credo su questo che bisogna soprattutto investire sulla mobilità sostenibile, anche su quello. Utilizziamo quei soldi per potenziare il trasporto pubblico, utilizziamo quei soldi per potenziare la mobilità condivisa, soprattutto quella elettrica, utilizziamo quei soldi per permettere su ferro il trasporto dei passeggeri. Non c'è il rischio che questa regione continui a essere isolata in questo modo? A me la preoccupazione che desta di più per questa regione è mettere in sicurezza il territorio, perché qui il tema non è che la Liguria sia isolata, la Liguria ha delle difficoltà di trasporto e per potenziare, affrontare queste difficoltà dobbiamo potenziare le esistenti. Quindi si scopre il campo dal fatto che con noi al governo non si fa niente, no, si utilizzano i soldi per potenziare le reti e renderla meno isolata. Detto questo, siccome risparmiamo soldi evitando queste grandissime opere inutili, un'altra parte di quei soldi li mettiamo in dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, perché sappiamo bene quali siano i rischi di questo territorio.
ci sono opere, per esempio per la Liguria, che sembrano essere necessarie per collegare Genova al nord Italia, per collegare il porto di Genova all'Europa, ma anche per incentivare il turismo. Il terzo valico, alcuni di voi, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare il punto di quella che è la situazione del terzo valico dei Giovi. Abbiamo voluto partire con questo filmato, è un filmato di non secoli fa, è un filmato di un'intervista rilasciata da Di Maio, allora candidato premier, da oggi pomeriggio possibilmente sarà presumibilmente un uomo di punta del nuovo governo che nascerà. In questa intervista Di Maio fa sostanzialmente sue tutta una serie di problematiche che da anni il Movimento Notav Terzo Valico ha fatto emergere. Le problematiche che emergono da quanto dice sono quelle che in qualche modo ci hanno portato sei anni e mezzo fa a iniziare la lotta contro il Terzo Valico. Il lavoro che è stato svolto in questi anni ha preso in esame tutte le componenti, sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista trasportistico, di quelle che erano le criticità del Terzo Valico. Noi pensiamo che dentro quei palazzi, appena si sente l'odore del potere, ci sia un qualche cosa che scatti nella testa delle persone, in qualche modo il cambio di direzione, il cambio di pensiero sia repentino e quanto mai veloce. La stessa cosa era avvenuta dal 2013 in poi con il governo Renzi. Questa che abbiamo preso era la dichiarazione di Renzi, presa appunto da un suo libro, Oltre la rottamazione. Prima lo Stato uscirà dalla logica ciclopica delle grandi infrastrutture e si concentrerà sulla manutenzione delle scuole e delle strade. Più facile sarà per noi riavvicinare i cittadini alle istituzioni e anche, un passo, creare posti di lavoro più stabili. Quindi anche Renzi, prima di diventare Presidente del Consiglio, diceva sostanzialmente che il sistema grandi opere era un sistema marcio, inutile, che avrebbe dovuto essere rivisto completamente. Noi abbiamo aspettato a prendere una posizione pubblica sul contratto di governo che era in nascere settimana scorsa tra Lega e 5 Stelle. Nel momento in cui questo contratto è reso pubblico e oggi verrà presentato al Presidente della Repubblica Mattarella, ci siamo andati a vedere un pochino le parti che, come Movimento Notav Terzo Valico, ci riguardavano e ci toccavano direttamente, e in realtà sono due parti del programma che abbiamo provato a mettere insieme, a tirare un pochino le fila di quelle che erano le cose che loro andavano a sottoscrivere. C'è la parte sull'ambiente, è una parte estremamente vaga, fatta delle solite parole buone per la campagna elettorale, in cui si dice il nostro territorio va bonificato, non si spiega come, non si spiega quando. C'è un trafiletto di praticamente due righe sulla questione dell'amianto, in cui non si fa nessun tipo di menzione alle opere che oggi, come il Terzo Valico, riportano il problema dell'amianto come un problema concreto. Si parla di bonifiche, non si parla né di cifre né di luoghi da bonificare, si parla in maniera del tutto superficiale di questa problematica. C'è poi l'altra parte che trovate a pagina 49 del programma di governo, in cui sostanzialmente si fa un'analisi a tratti superficiale e a tratti molto specifica di quella che è la situazione infrastrutturale italiana. Ora, la parte è sia specifica che superficiale. Da una parte superficiale perché tutte le grandi opere che in questi anni finiscono alla ribalta, sia perché i movimenti in qualche modo si contrappongono, sia perché gli scandali giudiziari, gli scandali ambientali si susseguono, non vengono menzionate né citate. C'è però una parte molto specifica, che è la parte che riguarda le infrastrutture legate ai porti. Ora, leggendo tra le righe e facendo due
due piccole sovrapposizioni anche abbastanza semplici, ci siamo resi conto che la parte che riguarda i porti, l'alta capacità, l'alta portabilità, la logistica retroportuale sul porto di Genova ricalca in pieno tutta la retorica portata avanti dal PD e dal centrodestra in questi anni, cioè il fatto che Genova sia isolata. Quando sento parlare dell'isolamento di Genova penso che si stia parlando di un'isola in mezzo al Pacifico tra Papete e le Hawaii, spersa in questo Pacifico in cui nessuno riesce a raggiungere, nessuno riesce ad arrivare, non so se a Genova hanno già gli ospedali, le farmacie, altre cose. E dopodiché questo è, loro dicono e scrivono e sottoscrivono che c'è bisogno di un'alta portabilità che colleghi appunto i porti ai retroporti naturali, e noi siamo il retroporto, meglio noi siamo Gavio, è il retroporto naturale del porto di Genova. Quindi il Movimento 5 Stelle sottoscrive appieno quella che è la retorica falsa del centrodestra e del PD. Toti ha probabilmente calato le carte pesanti, ha messo un veto importante su questa questione, e il 5 Stelle ha chinato la testa e ha sottoscritto in nome della possibilità di diventare parte integrante dell'establishment la loro posizione. C'è poi una piccola parte che anche questa dà l'idea di quanto abbiano mutato il loro essere in questi mesi, in questi anni, la parte che riguarda la Val di Susa. Dalla sospensione dei lavori in Val di Susa si è passati a una ridiscussione dell'opera. Sappiamo benissimo che ridiscussione dell'opera vuol dire tutto e niente, sappiamo benissimo che in qualche modo ridiscutere un'opera ha dei tempi biblici, e nel frattempo quello che ci chiediamo è queste opere impattanti, devastanti, continuano ad andare avanti? Sì, no. Il nostro compito, quello che faremo da domani, sarà continuare la nostra battaglia come è stata iniziata nel 2011 e come l'abbiamo proseguita in questi anni. Sappiamo, come è stato detto, uno slogan vecchio anni, che non ci sono governi amici, non faremo sconti a nessuno. Il 5 Stelle da domani diventa un nemico a tutti gli effetti, anche perché ha in qualche modo preso e in qualche modo ha costruito parte della sua fortuna elettorale, anche, cioè anche parlando di tematiche mutuate da quelle che sono le parole d'ordine dei vari movimenti di difesa ambientale in questi anni. Ci hanno provato a spiegare che loro ridiscuteranno tutte le opere in relazione all'analisi costi-benefici. Vi sfido a leggere questo programma e trovare una parte in cui ci sia la parte costi-benefici legata alle grandi opere. L'unica parte in cui si parla di costi-benefici è qua: occorre inoltre recuperare risorse attraverso una politica tariffaria basata sull'analisi del rapporto tra costi e benefici, nella parte in cui si parla del trasporto regionale. Quindi non ha nulla a che fare con la questione delle grandi opere e del terzo valico nello specifico. Io direi che questa è quello che noi avevamo necessità di dire, di rendere pubblico. Lo abbiamo fatto con un comunicato molto duro su quello che è successo. Ripetiamo, non abbiamo mai delegato niente a nessuno, l'autonomia del movimento è sempre stata difesa, i partiti o si sono messi a disposizione di quelle che erano le volontà del movimento, oppure non sono entrati in queste stanze. Quindi da domani sapremo come comportarci nei confronti di chi in qualche modo ha cavalcato da un punto di vista elettorale quelle che erano le nostre lotte, e oggi sottoscrive un contratto di governo con uno dei partiti che in qualche modo ha da sempre detto che le grandi opere erano uno strumento di potenziamento di questo paese. Un'ultima cosa sulla metamorfosi del Movimento 5 Stelle in questi anni.
che abbiamo visto avvenire. Mi ricordo nella manifestazione del 2013 tra Pozzolo e Novi Ligure, durante quella manifestazione c'era la rielezione di Napolitano al secondo mandato, prima volta nella storia della Repubblica, come Presidente della Repubblica. Sono andato a rivedermi per curiosità quali erano i nomi proposti nelle Quirinarie del Movimento 5 Stelle. Beh, tra i nomi che c'erano ci stava Dario Fo, c'era Gino Strada, c'era la Gabanelli, c'era Rodotà, c'era un mondo che in qualche modo poco direi che ha a che spartire con Salvini e con la destra xenofoba. Quindi la metamorfosi in nome della possibilità di prendere il potere è avvenuta, e quindi in qualche modo non ci stupiamo neanche troppo che di fronte a questa volontà così ferrea di arrivare nei palazzi del potere ci sia la possibilità di sacrificare tutta una serie di ideali anche legati alle grandi opere. Niente, io volevo solo aggiungere qualcosa. Nel frattempo che succede questa cosa, contratto, non contratto, eccetera, noi qui abbiamo centinaia di camion che tutti i giorni portano non si sa cosa, come e dove, camion che comunque continuano a viaggiare senza nessun controllo sull'eventuale contenuto di amianto, su quello che trasportano, da dove vengono. C'è un totale caos nei pochi cantieri che stanno lavorando, perché poi non è che ci sia tutto questo fermento nei cantieri del Terzo Valico. Stanno facendo un po' di ordinaria amministrazione, comunque tutto questo trasporto di materiale avviene nelle cave di Pozzolo, sotto la Merella, stanno costruendo dei pezzi di tangenziale a Pozzolo, quindi lavorare vanno avanti. Oltretutto qui non si capisce neanche bene quale sarà l'esito finale di questo eventuale progetto, perché per esempio si parla di abolizione dello shunt, il passaggio dei treni, è tutto relativo. L'altro giorno c'erano dei tecnici sotto tutti i passaggi della ferrovia, i sottopassi della ferrovia, che misuravano, segnavano, hanno tracciato in rosso, quindi diciamo sta partendo forse anche questo famoso progetto delle barriere antirumore, eccetera, eccetera, del potenziamento della linea interna al comune di Novi. Questo, cioè, diciamo, tutta questa procedura, anche se i lavori sono abbastanza fermi, tutta questa procedura sta andando avanti come se niente fosse. Ora, Eugenio diceva un nemico, nemici ne abbiamo avuti tanti in questi anni, che sono stati i fautori di queste grandi opere. I 5 Stelle non sono tanto un nemico quanto molto peggio, forse sono dei traditori, nel senso che insomma hanno camminato con noi per tutti questi anni e a un certo punto stanno rinnegando quello che hanno portato avanti fino adesso. Infatti il mio dubbio iniziale era questo: o sono degli strateghi fenomenali, nel senso che nonostante quello che hanno scritto arrivano al governo e mettono in pratica quello che dicevano prima, oppure semplicemente sono degli sprovveduti, o non lo so. Se andiamo a leggere il programma della Lega sulle grandi opere, sull'alta portabilità, eccetera, eccetera, il programma della Lega Nord è quello che poi viene inserito nel contratto. E ho pensato, va bene, magari hanno preso il programma della Lega e lo gestiscono dei ministri dei loro, in qualche modo. Invece no, dalle ultime voci pare addirittura che il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti, eccetera, vada proprio nelle mani della Lega. Quindi non si apre nessuna possibilità per noi in questo senso. Ricordo anche che i 5 Stelle la maggior parte dei voti li hanno presi nei quartieri, almeno a Novi nelle ultime elezioni, nei quartieri devastati dal Terzo Valico. Nel Basso Pieve il seggio numero 16 della Pieve è quello dove i 5 Stelle hanno preso il maggior numero di voti, dove il PD è sceso al minimo storico del 12%. Quindi mi rivolgo anche un po' ai 5 Stelle nostri, quelli che ci hanno seguito fino adesso. Io, se fossi uno di loro, mi sentirei in dovere di dimettermi da ogni carica istituzionale, perché
sono stato eletto per una cosa e poi ne faccio un'altra, insomma. Domande? Ma qualcuno dei 5 Stelle vi ha contattato, vi hanno spiegato, vi hanno detto qualcosa, avete avuto... Sì, noi abbiamo avuto, come da sempre, normale che sia, abbiamo un contatto con molti di loro e quello che ci stanno spiegando è che sostanzialmente le grandi opere non sono menzionate perché loro hanno intenzione di rivedere tutte le grandi opere sotto l'analisi costi-benefici. Ora, come ha detto ieri Salvini, se siete andati sull'Huffington Post, Salvini dice quel che c'è sul contratto è quello che viene fatto, chi sgarra da questo contratto rompe un meccanismo, quindi quello che non c'è sul contratto non viene portato avanti, a meno che non si faccia cadere il governo. E quindi è una posizione, lasciatemi passare il termine, molto paracula, cioè stanno cercando di salvarsi la faccia, ma dopodiché hanno calato le braghe su tutto, su questa questione delle grandi opere, è abbastanza evidente, anche perché, cioè, di fronte al fatto che, come diceva Davide, questo territorio è massacrato e i camion che trasportano amianto, perché questo passaggio sul fatto che dal tunnel del Terzo Valico esca amianto l'abbiamo comprovato, cioè non siamo più i pazzi di 5 anni fa che dicevano attenzione c'è l'amianto, oramai tutti ci stanno dicendo che l'amianto c'è, hanno dato ragione al movimento Notar Terzo Valico. Quindi l'amianto sappiamo benissimo che non è che faccia sconti, no, ma a questto giro non ti faccio venire il mesotelioma perché poi sospendono i lavori, quindi c'è, nel periodo in cui valutiamo i costi-benefici l'amianto è innocuo. Quindi ci chiediamo, durante questa analisi che loro dicono faranno costi-benefici, i cantieri si fermano, vanno avanti, è tutta una posizione estremamente nebulosa e credo semplicemente che a loro non interessi tanto entrare, hanno il potere lì a portata di mano, hanno bisogno in questo momento di arrivare a sedersi in quelle poltrone che tanto hanno schifato per anni e anni e anni, più che altro hanno schifato i modi in cui PD, centrodestra, eccetera, arrivavano a quelle poltrone e poi le tenevano. Mi sembra, appunto, come dicevo prima, che tutti i buoni propositi che avevano su determinate questioni anni fa siano stati sacrificati sull'altare del governo. Quindi le vostre prossime mosse, avete qualche iniziativa concreta? Sì, noi diciamo che da sempre, da che abbiamo iniziato, questo sarà il quinto Presidente del Consiglio che vedremo, quindi in qualche modo non ci siamo mai fermati, non ci fermeremo certo domani. Il 30 di maggio ci sarà un'assemblea pubblica a Genova in cui ancora una volta si spiegherà perché il Terzo Valico è un'opera inutile e devastante. Ora, qua ci sono due punti. Da una parte, se fosse utile, bisognerebbe fermarla perché sta devastando l'ambiente e c'è l'amianto. Se non ci fosse l'amianto e non devastasse l'ambiente, andrebbe fermata perché è inutile. Cioè, in entrambi i casi, da qualunque prospettiva si guardi, quest'opera non serve a nessuno. Ci sono stati arresti, ci sono almeno 3 o 4 processi in piedi a persone che erano coinvolte direttamente nella realizzazione dell'opera. Il Terzo Valico è questa roba qua, rientra appieno nel sistema delle grandi opere. Quindi ancora una volta spiegheremo, alla luce di 6 anni passati, che i TEU millantati non sono mai arrivati, che le linee esistenti sarebbero in grado di trasportare forse 500.000 di TEU nella pianura padana. Per tutte queste ragioni ribadiremo ancora una volta con uno studio fatto dall'ingegner Solari quelle che sono le criticità del Terzo Valico e l'inutilità dell'opera.
Dopodiché, oltre a questo, ragioneremo su come proseguire con iniziative di piazza, iniziative pubbliche, tutte quelle che sono le possibilità che abbiamo noi per ribadire ancora una volta che quest'opera va fermata. C'è qualcuno di 5 Stelle che, come diceva prima il suo collega, potrebbe dimettersi o vi ha fatto sapere che è in disaccordo con le posizioni del Movimento a livello nazionale? Ma guarda, in disaccordo, tutti. I piemontesi sono tutti in disaccordo su questo schifo che hanno sottoscritto. Sono in disaccordo, per ora sono lì. Iniziano a dire parole che abbiamo sentito tante volte da altri politici, da dentro aspettiamo, ma li controlliamo meglio, eccetera, eccetera, e rientrano in questo meccanismo di fagocitamento a cui saranno presumibilmente soggetti. Aspettiamo, noi se ci saranno delle posizioni forti, anche perché credo che al di là di chi ha dei ruoli tra virgolette dirigenziali dentro il 5 Stelle, parlando con chi li ha votati, credendo anche, come diceva Davide, che sulle grandi opere, quindi in questo territorio, avessero una posizione chiara, lineare, precisa, credo che ci sarà uno smottamento grosso, perché chi ha votato loro lo ha fatto in parte perché deluso dal sistema partitico che c'era. Quindi nel momento in cui vede loro riproporre le dinamiche vecchie e stantie, credo che inevitabilmente andrà a implementare il grosso partito dell'astensione che cresce. Ricordiamo che a Novi nel 2014, alle elezioni amministrative, i 5 Stelle dal nulla sono andati al ballottaggio, che poi vabbè, hanno perso per pochi voti, però da zero sono andati al ballottaggio, in una città come Novi dove secondo me era molto facile arrivare al ballottaggio. E questo grazie anche, allora c'era stata una campagna molto incentrata sul Terzo Valico e sui danni che avrebbe provocato. Comunque se pensiamo che l'illustre Grillo, che è genovese, in tutti questi anni, tranne una visita qui ai cantieri proprio nel momento della campagna elettorale, non ha mai preso una posizione sul Terzo Valico, qualche domanda dovremmo farci. Vi aspettavate questo tradimento? Ma guarda, io non parlerei neanche di tradimento. Io credo semplicemente che su tante cose noi abbiamo costruito dei passaggi insieme, o meglio, loro hanno accolto quelle che erano le nostre istanze, le nostre indizioni di manifestazioni e hanno partecipato, si sono resi disponibili, hanno fatto anche in determinati momenti delle parti importanti. Io penso a Marco Scibona durante i periodi in cui c'è stata più tensione, ha preso delle posizioni forti dopo il 5 aprile e durante quella giornata, nella questione specifica di Tino e sulle minacce che aveva subito, ha portato questa interpellanza in Senato. Da questo punto di vista abbiamo collaborato su determinati aspetti con molti di loro. Dopodiché ci aspettiamo che abbiano delle parole chiare e precise, o meglio, se pensano che oggi il Terzo Valico serva, lo dicessero. È questa ambiguità di fondo con la quale pensano probabilmente di salvarsi la faccia e che noi in qualche modo stiamo sviscerando. Ed è abbastanza palese che nel momento in cui tu sottoscrivi un programma di governo mutuato dal sistema ferroviario del trasporto regionale della Lega Nord abbia un qualche problema. A livello parlamentare ormai siete orfani, nel senso. Sì, ma non c'è più una copertura politica.
No, copertura politica fortunatamente ce la costruiamo da soli come movimento Notav Terzo Valico. Nel momento in cui c'è qualcuno che si rende conto che ciò che un movimento dal basso sta costruendo ha delle ragioni e decide di farle sue, ben venga. Di sicuro non ci strappiamo i capelli per questo documento, continuiamo ad andare avanti, prendiamo atto dell'ennesima evoluzione che c'è stata, ma non è la prima volta nella storia. Ricordo una ventina di anni fa in Val di Susa i Verdi e Rifondazione Comunista avevano delle percentuali esorbitanti. Nel momento in cui si sono seduti al tavolo del governo con Prodi hanno perso queste maggioranze, cioè l'elettorato muta e a seconda di come è il comportamento di uno, quindi da oggi ognuno, non abbiamo mai dato indicazioni di voto, ognuno farà le sue considerazioni generali sul Movimento 5 Stelle. Noi stiamo prendendo atto di un documento ufficiale che oggi viene presentato a Mattarella, nel quale la posizione del Movimento 5 Stelle sulle infrastrutture e le grandi opere cavalca molto quella che è stata la retorica del PD e del centrodestra. Cioè, ci sono tante battaglie che loro hanno in qualche modo annusato, a cui si sono avvicinati, e il TAP è una battaglia che oggi ha un portato nazionale se non internazionale. Non c'è una parola sul TAP, sulle trivellazioni nel mare, me li ricordo che facevano campagna per il referendum sulle trivellazioni, oggi nel loro programma non c'è. Mentre Salvini, le cose che gli interessavano nello specifico sulle migrazioni eccetera eccetera ce l'ha infilate bene, quindi o questi qua hanno un problema nel far politica con uno che è probabilmente più capace di loro a far politica, oppure hanno semplicemente detto il potere è lì, firmiamo questo obbrobrio e governiamo. Tra l'altro, come diceva Davide, pare che portino a casa neanche un ministero importante. Io non so bene, vedremo. Sembrerebbe che c'è tutto, purtroppo. Va bene, se c'è ancora qualcosa, se no, ripeto, il 30 di maggio saremo a Genova, sì, al Teatro Clac, e da lì ridiscuteremo, come è sempre stato, in un'assemblea grande partecipata, quelle che sono i passaggi, quelle che sono le iniziative che proveremo a mettere in campo. Grazie.